Si conclude nel segno di una speranza concreta la festa dell'unità organizzata dal gruppo dei giovani democratici nei giardini di Santa Chiara. È Leonardo Impegno, deputato del PD, infatti promotore della proposta parlamentare per l'abbassamento delle tariffe RC auto, a fare il punto sul DDL concorrenza, parlando di un percorso che descrive come di civiltà. Nessuno ci credeva, ma l'emendamento è stato approvato all'unanimità in commissione. Fine mese andremo in aula e sarà approvato e poi andrà al Senato. Ma finalmente abbiamo rotto un principio per cui abitavi a Napoli, abitavi a Reggio Calabria, abitavi a Cosenza o persino a Bologna e solo per questo motivo dovevi pagare 3-4 volte in più. Questo principio è stato spezzato. Se sei una persona virtuosa, onesta e per bene, ovvero la maggioranza dei napoletani come di altre parti del nostro paese, dopo 5 anni pagherai il giusto. L'agone di Santa Chiara ha visto per diversi giorni confrontarsi sui temi più disparati esponenti del Partito Democratico, ma non solo. Alla giornata finale, infatti, è intervenuto anche Rosario Stornaiolo, presidente regionale Federconsumatori, che spiega perché per l'RC Auto non si può più attendere oltre, soprattutto a Napoli. Noi paghiamo complessivamente il 50% in più dei belgi, paghiamo il 100% in più di paesi come l'Inghilterra. Ora basta, bisogna ritornare ad avere una tariffa uguale per tutti in Italia.